Benvenuti o bentornati in Smoking BBQ Experience. L'episodio di oggi sarà ricco di emozioni in quanto apriremo un forno olandese, un Petromax FT9. E essendo la Petromax una ditta tedesca, prepareremo un piatto tipico tedesco, Schiffflasch, una coppa di maiale stratificata con cipolle. Per la ricetta di oggi utilizzeremo un forno olandese. Apriamolo insieme. Al suo interno troviamo delle istruzioni, il coperchio, che può essere utilizzato anche come padella di cottura, e il forno in sé. Questa è la versione da 7,5 litri e il coperchio è da 1,5 litri. Vengono pretrattati, ma noi li ritratteremo così da prepararli per la prima cottura. Per fare il ricondizionamento metteremo un po' di olio d'oliva. Non tanto, meglio fare più applicazioni che un'applicazione troppo abbondante, sia all'interno che all'esterno. Questo permetterà la prevenzione dalla ruggine. Ripeteremo la stessa operazione anche nel corpo centrale, quindi la casseruola. Per la cottura di oggi utilizzeremo principalmente 4 ingredienti. Il primo sarà la coppa di maiale, a seguire delle cipolle bianche, del rub che prepareremo, e vi metto in descrizione il contenuto del rub che ho preparato per questa ricetta, e della semplicissima salsa barbecue. Anche quella è homemade, ovviamente, e troverete tutto nelle descrizioni di questo video. Iniziamo tagliando le cipolle, le taglieremo a fette di 1 centimetro e proseguiamo tagliando la coppa. Per la preparazione di oggi utilizzeremo una coppa da 4 kg. Taglieremo delle fette spesse un dito, per cui 2 centimetri. Terminato il taglio, è il momento di applicare il nostro rub. Spargetelo in modo uniforme su tutta la carne. Premete gentilmente così da attecchirlo. E faremo lo stesso anche sull'altro lato. Se trovate dei grumi di zucchero di canna, non vi preoccupate, basta soltanto spaccarli e continuare a mettere il rub. È giunto il momento di preparare la nostra carne a strati e la prima cosa che faremo sarà utilizzare del bacon per creare uno strato di fondo così che la carne non si bruci a contatto con il fondo della pentola che sarà calda sui carboni. Messo il bacon come base, il mio consiglio che vi posso dare per preparare la nostra carne a strati è quello di utilizzare 2 delle 3 gambe del vostro forno olandese. Come potete vedere, la pentola riesce a stare in equilibrio su se stessa. Utilizzeremo questo come supporto per la stratificazione, per cui metteremo un pezzo di carne e uno strato di cipolle. Altra carne
e altre cipolle e via via continuando. Impilata tutta la carne a strati con le cipolle, questo è il risultato finale. Aggiungeremo 500 ml di salsa barbecue fatta in casa. Vi metto la descrizione della ricetta all'interno della descrizione. Termineremo il tutto con uno strato di bacon in cima, sempre a proteggere la nostra carne dal fuoco del coperchio. È giunto il momento di coprire la nostra carne a strati e di accendere le braci. Ho preparato una ciminiera di 22 bricchette. Li metterò inizialmente in un angolo, così da poter contare il giusto numero di bricchetti che vanno sul fondo. Mi hanno insegnato che bisogna mettere un numero di bricchetti tale per cui ve ne sono un totale di massimo di bricchetti sulla parte superiore e la metà del numero di bricchetti nella parte inferiore. Questo mi ha portato a un numero di 22, per cui avrò 8 bricchetti nella parte inferiore e il restante dei bricchetti nella parte superiore. Cercate di dargli una uniformità, così che anche il calore prodotto sia uniforme all'interno del vostro forno olandese. State 3 ore e è il momento di vedere a che punto è la nostra carne. Wow, uno spettacolo! Sta letteralmente cuocendo nel grasso che si è sciolto dal maiale. Prepariamoci un bel sandwich, che ne dite? In questo momento mi trovo in Puglia, per cui ho deciso di utilizzare una puccia. E dato che c'ero, mi sono anche preparato della coleslaw, che con la carne di maiale va sempre a nozze. È il momento di assaggiare questa puccia con la carne sfilacciata e la coleslaw. Con un tà. Che dire della cottura attraverso il forno olandese? Io personalmente, per essere stata la prima volta, mi sono trovato molto a mio agio, quasi intuitivo. Sì, è vero, c'è la questione della conta dei bricchetti in modo da ottimizzare il quantitativo di calore che distribuiamo al nostro forno olandese, ma il risultato finale è stato sorprendente. La carne a strati si staccava, si sfilacciava quasi fosse del pulled pork, ma non era pulled pork. Il sapore poi si è tutto amalgamato, il rub, il barbecue, fenomenale. Se anche voi avete un forno olandese, scrivetemi nei commenti qual è la ricetta che preferite fare. Io sicuramente continuerò a utilizzare, porterò nuovi contenuti approcciandomi magari verso l'autunno o l'inverno, in quanto secondo me è una macchina che si presta in modo maggiore non solo per l'outdoor cooking, ma anche per stracotti e stufati. Se l'episodio vi è piaciuto, considerate di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere notifiche. E fino al prossimo episodio, continua a grigliare con passione.